L'unione fa la forza, cultura presenta. Buon pomeriggio, prosegue la collaborazione tra il blog alpassocoitempi.com, il canale YouTube L'Unione fa la forza cultura e le lettrici di Love di Pisa, che oggi leggono per noi il racconto secondo classificato al concorso Se sei felice facci caso di Milena Fantoni. Buon ascolto e buona lettura per chi vorrà leggere il racconto. Salve, sono Daniela Bertini, una lettrice volontaria del Circolo Love di Pisa. Siamo una realtà di volontariato culturale. Leggiamo per gli altri. Nelle occasioni che è possibile fare, andiamo e leggiamo ovviamente ad alta voce. E in questa occasione collaboriamo con il blog evolutivo Al Passo Coi Tempi, che ha organizzato un bellissimo concorso dal titolo Se sei felice facci caso, e ho l'onore di leggere il testo, il racconto secondo classificato di Milena Fantoni. Ovviamente il titolo è Se sei felice facci caso. E comincio. Pronti? Via. Suona la sveglia. Apro gli occhi. Sono le 7 e niente luce. Detesto quando cambia l'ora. Detesto svegliarmi col buio. Mi siedo sul letto. Ho fatto un sogno assurdo. Una storia particolare. Dovrei farne un racconto. Ma ne uscirebbe qualcosa di interessante, sì? Un sogno così strano che non me lo ricordo più. Buio. Me lo ricordavo così bene fino a 5 minuti fa. Ho una memoria da far schifo. Scendo in cucina, accendo la macchina del caffè, prendo la capsula e la inserisco. Si è incastrata ogni santissimo giorno, mai una volta che non debba svuotare questa maledetta macchinetta, mai una volta che lo faccia qualcun altro al posto mio. Prima sigaretta. Ho finito i filtri e sono la solita. Ora mi tocca usare il biglietto del treno, ecco, sono una tossica. La luce non la vedrò neanche oggi, rinchiusa in quel maledetto ufficio. Non la vedo mai, lì dentro la luce. Solo quella robaccia al neon che mi acceca gli occhi e risalta la mia faccia che già di per sé odio al mattino. No, ci vuole pure quella luce a darmi il buongiorno e la buonasera. Ultimo sorso di caffè, ultimo tiro di sigaretta. Ho mezz'ora di tempo per prepararmi. La mia faccia, lei, la lascio così. Giusto un tocco di mascara per fingere di averci messo impegno a curarmi. Mi metto i vestiti di ieri, tanto era domenica, i colleghi non mi hanno visto, non possono criticare. Li frego tutti! Giusto una spruzzata di deodorante. Non so se è meglio la puzza o quell'odore di cipolla mischiato a quello del deodorante. Forse è meglio la puzza. Forse è meglio cambiare la camicia. Forse è meglio lavarsi e basta. Cerco una Mimoto. La più vicina è a 10 minuti a piedi. O mai che qualcuno che parcheggi vicino a casa mia, mai. Guardo le bici. Quelle, figuriamoci, ci sono sempre. Spero di non trovare l'ennesima che non mi fa abbassare il sedile. O capita ogni volta, e io sono bassa, ho bisogno che quel maledetto sedile scenda, deve scendere. Metto le scarpe, metto la giacca, metto la mascherina, apro il portone, respiro. Il mio alito sale su, evapora, arriva dritto agli occhi che si inumidiscono. Mi basta un battito di ciglia. Il mascara è tutto sulle guance. Io le odio le mascherine, ti impongono di scegliere o loro o il trucco, o far schifo o salvare un minimo di dignità. Peccato che in realtà non abbia opzioni, devo per forza scegliere loro. È ancora buio. La giornata è partita alla grande. Ma che cosa ho sbagliato? Suona la sveglia. Apro gli occhi. Sono le 7 e ho ancora un sacco di tempo prima di andare a lavoro. Niente luce, deve essere cambiata l'ora. Ho dormito un'ora in più del solito. Amo l'ora solare. Mi siedo sul letto. Ho fatto un sogno assurdo, una storia particolare.
Dovrei farne un racconto, chissà cosa ne esce fuori. Avrà qualche significato nascosto. Sì, un sogno strano che non me lo ricordo. Diamine, me li dimentico sempre i sogni. A pensarci, il bello di scrivere è potersi inventare le storie. Nessuno saprà mai se sia reale oppure no. Quindi, poco importa. Scendo dal letto, accendo la macchina del caffè, prendo la capsula e la inserisco. Non si incastra. Mi viene in mente mia madre. Le sue risate un po' trattenute quando mi vede combattere con la macchinetta. Io agguerrita, lei che se la spassa. E il bello è che poi il giorno dopo le parti si invertono. Lei imbufalita, io maliziosamente contenta che stavolta sia toccato a lei. È una gara. Chi sarà lo sfortunato oggi? Primo caffè, prima sigaretta. Ho finito i filtri. Metodo di emergenza, il biglietto del treno. Mi sento artigiana oggi. Sì. Divento creativa. Un giorno il biglietto, l'altro un pezzo del cartone dei cereali. Una volta, devo ammetterlo, ho sacrificato pure un pezzo di Bibbia. Che rimanga fra noi, eh? Sì, io quella sigaretta la fumerò in un modo o nell'altro. Ultimo sorso di caffè, ultimo tiro di sigaretta. Ho mezz'ora di tempo per prepararmi. Oggi ho voglia di darmi un tocco diverso. Non saprei, una linea di nero sugli occhi, tanto per cambiare. O forse potrei anche non truccarmi. Lì sì che li sorprenderei tutti e faccio due mosse in una. Colpo di scena per gli altri, salvezza per me che non mi sbavo con il vapore della mascherina. Devo dire che a volte sono geniale. Cerco una Mi Moto, la più vicina è a 10 minuti a piedi. Meglio, così faccio un po' di passi in più e arrivo al mio obiettivo del giorno. Oggi sono 15.000. 10 minuti dovrebbero essere 1.000. 1.000 passi in meno da fare al ritorno. Quasi quasi mi cerco una Mi Moto ancora più lontana, così mi tolgo 2.000. Mi sento sportiva oggi. Metto le scarpe, metto la giacca, metto la mascherina, apro il portone. Respiro, il mio alito sale, su, evapora, arriva dritto agli occhi che si inumidiscono. Come l'avevo previsto, eh? Niente mascara sulle guance oggi, ho fregato pure la mascherina. È ancora buio, ma io ho già il sorriso e alla fine mi dico, è solo questione di punti di vista.